Ciao! Ma andiamo a scuola o? No. What's 2 + 2? Ma ci pensi che è l'ultimo giorno di scuola? Che fai? Sei rincretinita, Samantha! Andiamo a una festa stasera. Cosa? Nessuno lo sa che io e te siamo fiche! Non siamo andate alle feste perché volevamo diplomarci e puntare alle migliori università. E ha funzionato? Ma anche i casinari delle feste sono riusciti a entrare in quelle università. Ma noi non abbiamo mai fatto niente, non abbiamo mai infranto una regola. Giusto, porca miseria. Ciao a tutti, oggi siamo qui a Gifoni con Sofia Delle Rive e Carlotta Ferlito. Ciao ragazzi, innanzitutto. Ciao. Voi siete qui per una cosa molto speciale, ovvero accompagnate l'anteprima della rivincita delle sfigate. Volevo chiedervi una cosa, soprattutto a Carlotta, perché nel film le ragazze sono a un passo dal diploma e si rendono conto di essersi perse delle occasioni. Ah, lo sapevo che arrivava questa domanda. Visto che Sofia non ha ancora finito le superiori, volevo chiederti se potessi darle un consiglio, okay, di qualcosa di da non perdersi di questo comunque ultimo anno di superiori, che cosa le consiglieresti? Allora, fondamentalmente io non sono la persona giusta perché io ho fatto scuola privata, quindi non ho vissuto molto delle superiori, però forse ho vissuto la maturità con un po' troppa ansia e quindi quando torno indietro dico cavolo, magari avresti potuto godertela un po' di più, quindi cerca di godertela il più possibile senza ansia, ci si prova. Ci sono state dei momenti in cui avete pensato ok, voglio prendermi questa rivincita e ce l'avete fatta? Chi parte? Parto io, sì, nel mondo della ginnastica sicuramente, magari dopo una gara andata male o non come speravo, la gara dopo vado super agguerrita per cercare di prendermi quello che mi merito. Io invece forse dopo qualche presa in giro, cose del genere o momenti di questo genere, cercavo magari di la volta dopo fregarmene e andare avanti. In questo film le due protagoniste vengono definite book smart, ovvero sono le secchioni della scuola. Voi che tipo di studentesse o comunque che tipo di ragazze eravate o sei alle superiori? Io non secchiona, però sono perfezionista nata, il che non è sempre un pregio, quindi non me la sto tirando. Cercavo sempre di tirar fuori il meglio di me, anche quando magari avevo tante gare in concomitanza, cercavo sempre di avere dei voti buoni, perché sennò me la prendevo con me stessa. Quindi non secchiona, però quasi. Cioè, poi come atleta devi essere perfezionista, sennò... Esattamente, secondo me è la ginnastica che fa rovina. Io invece sono come i compagni delle protagoniste, quindi studio, ma mi godo anche un po' la vita, i miei amici, ecco. Ovviamente uno dei temi del film è l'amicizia e voglio chiedervi che cosa significa per voi l'amicizia e soprattutto magari negli anni di scuola che cosa ha significato con voi avere le vostre amiche al vostro fianco? Beh, sicuramente è una spalla su cui piangere, è un rifugio in qualsiasi momento brutto, sapere di avere una persona che riesce comunque a capirti è bello. Per me sono come una seconda famiglia, nel senso quando oltre ai miei genitori e mio fratello ho anche le mie amiche con le quali posso confidarmi e passare del tempo insieme e divertirmi. Ciao a tutti, un bacione! Questa sera è la vostra sera! Sì! Wow, un po' eccessivo! Mi siedo davanti? No, Sali. Scherzavo! Hey. You're feeling it.